Bentornati amici delle bombe di Vlad sul nostro canale YouTube per la nostra rubrica Il calciomercato con LBTV, sempre in mia compagnia e del nostro carissimo Conte Vlad. Oggi faremo un po' il punto della situazione sul mercato del Napoli e quello della Roma, in particolare parleremo di Icardi e di Rugani, perché sono due trattative che in questo momento sono in una fase avanzata, ma per quanto riguarda Icardi c'è un aggiornamento importante. Poi parleremo anche di Rugani perché, come sapete, c'era questo famoso interesse della Roma, ma adesso l'interesse si è concretizzato tantissimo e Rugani sta per diventare un nuovo calciatore della Roma. Partiamo però da una notizia che, vabbè, non è una vera e propria notizia, ma è una conferma di ciò che abbiamo parlato ieri nello scorso video, ovvero le tre ufficialità sono arrivate, Ribéry è un nuovo giocatore della Fiorentina, Davide Zappacosta arriva in prestito alla Roma dal Chelsea e Irving Lozano è un nuovo calciatore del Napoli, tre ufficialità che però erano soltanto formalità, ma era praticamente cosa fatta per tutti e tre. Partiamo invece subito per quanto riguarda la questione Icardi, perché il Napoli, come sapete, ha formulato un'offerta molto importante tra i 65 e i 70 milioni di euro per l'Inter per accaparrarsi il bomber argentino e offrire il numero 9 finalmente a Carlo Ancelotti. Ovviamente si era parlato anche della possibilità della cessione di Milik, ma a quanto pare Milik non dovrebbe lasciare il Napoli. Poi parleremo un poco più avanti di questa questione. Concentriamoci per il momento sulla situazione Icardi, perché come sapete il Napoli ha offerto anche un contratto molto importante da 7 milioni e mezzo a stagione all'attaccante, che con bonus, se dovesse raggiungere oltre i 30 gol stagionali, arriverebbe addirittura a 9 milioni di euro, quindi un contratto quinquennale veramente importante che potrebbe fruttare, in caso ovviamente di prestazioni eccezionali, a Icardi ben 50 milioni di euro netti, quasi 50 milioni di euro netti, considerato per 5 stagioni. Per quanto riguarda però la volontà di Icardi, sappiamo benissimo che è quella di andare alla Juventus. Tra l'altro, Icardi, nonostante sia praticamente in rottura con l'Inter, mantiene viva l'ipotesi di rimanere a Milano a giocare con la maglia nerazzurra, ma la sua volontà al momento è quella di passare in bianconero. Ci sono stati contatti in questi mesi tra Vandanara e Paratici, quindi con i dirigenti bianconeri, e Icardi sembra sempre più volenteroso ad andare alla Juventus piuttosto che magari aggregarsi al Napoli. Napoli che in questo momento però è l'unica pretendente, perché come sapete la Juventus ha da risolvere ancora la questione di Dybala, comunque la questione cessioni, prima di poter puntare definitivamente sull'attaccante. Attaccante che in questo momento quindi è molto titubante, ma Aurelio De Laurentiis è rimasto infastidito dal comportamento del ragazzo e quindi ha fissato una deadline. Entro sabato Icardi dovrà dare una risposta, altrimenti il Napoli si concentrerà su altro. Come sapete, quindi, il Napoli ha offerto veramente tanto di Icardi, inoltre ha offerto una villa sul golfo e comunque una serie di comfort e benefit che andrebbero a giovare solamente alla prese alla, al fatto che Icardi sarà un nuovo giocatore del Napoli. Vandanara in questo momento sta facendo pressione con il suo assistito, nonché marito, per farlo andare al Napoli, anche perché capisce che si tratta di un'offerta molto importante e veramente, veramente grande. Napoli che ha veramente offerto tantissimo e si è spinto oltre con Mauro Icardi, ma adesso la palla passa soltanto nelle mani dell'argentino. Per quanto riguarda invece la questione Rugani, come sapete, come ne abbiamo già parlato, c'era soltanto questo interesse da parte della Roma di acquistare Rugani, che comunque i giallorossi cercavano di fare un altro colpo in difesa, dopo ovviamente anche Zappacosta. I giallorossi volevano regalare un altro difensore centrale a Fonseca. Si è parlato di Alderweireld, abbiamo parlato anche della possibilità che arrivasse Lovren dal Liverpool, ma in questo momento l'ipotesi più concreta, la pista reale, è quella soltanto di Daniele Rugani. Nonostante la presenza di Maurizio Sarri, che aveva desiderato tantissimo il centrale italiano quando era al Napoli, nonostante quindi la presenza di Sarri, Rugani sembra ormai fuori dai piani della Juventus, anche considerato l'acquisto di De Ligt, la presenza probabilmente anche di Demiral. Rugani quindi dovrebbe passare alla Roma, parliamo di un prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 25 milioni di euro, trattativa che quindi è in chiusura per far diventare Rugani un nuovo calciatore del Napoli. Due calciatori, invece due giovanissimi della Roma, dovrebbero raggiungere la Juventus, mentre un altro giocatore molto giovane dovrebbe passare alla, alla
alla Roma. Parliamo quindi anche di plusvalenze che la Roma tramite questi ragazzi dovrebbe fare ottenendo una cifra vicino ai 12 milioni di euro, e plusvalenza che ovviamente fa anche la Juventus con la cessione di Daniele Rugani. Queste quindi sono le notizie più importanti di oggi, le tre ufficialità che sono arrivate nella giornata di ieri e le notizie che sono uscite questa mattina sul nostro sito, che ricordo è www.lebombedivlad.it. Dove abbiamo parlato appunto di Icardi e della questione di Rugani. Per oggi è tutto, noi ci vediamo domani sempre al solito orario. Nel frattempo però vi invito a lasciare un like, un commento, ad iscrivervi al nostro canale YouTube e attivare le notifiche per rimanere aggiornati sulle ultime novità di mercato. Vi invito a lasciare un like alla nostra pagina Facebook, a seguirci su Twitter, Instagram e su Telegram, dove riporteremo articolo per articolo. Noi però ci vediamo domani, sempre in mia compagnia e del nostro carissimo Conte Vlad. Se volete ottenere il 75% di sconto per Amazon Prime, Netflix, Apple Music, Spotify e tanto altro, ed avere anche 2,50 € in regalo, cliccate sul link di Together Price in descrizione.